Buongiorno ragazzi. Allora, giovedì, oggi doveva cambiare il tempo, direi che il mattino è stato un po' coperto, ma qui siamo tornati al sole. Allora, volevo parlare. Aspetta, eccoci qua. Vediamo un po'. Oggi volevo parlare di camion elettrici e mobilità elettrica in generale, auto elettriche. Immagino già qualcuno che stia storcendo il naso, qualcuno che ha già interrotto il video, chi se ne frega del camion elettrico, della macchina elettrica. A noi piacciono i motori, ci piace sentire il rumore, discussione che faccio giornalmente con mio figlio. Chiaramente lui, 20 anni, il rumore della macchina, gli scarichi, piacciono anche a me, perché comunque sono malato di motori, qualunque cosa ha un motore mi piace, moto, macchine, camion, vorrei provare un trattore, la moto da trial mi piacerebbe provare, qualunque cosa si muova con un motore. Però direi che è arrivato il momento di cominciare a pensare realmente a un nuovo tipo di mobilità. Oggi molti camion fanno dei trasporti internazionali o regionali, comunque su rotte, linee abbastanza normali, tutti i giorni più o meno percorrono magari le stesse strade o comunque le stesse distanze, per cui credo che si potrebbe cominciare a tirare via un po' di questa puzza schifosa che fanno tutti i motori a combustione interna, spostando la produzione dell'energia, perché poi mi direte sì, ma tanto se poi noi dobbiamo bruciare il petrolio per produrre l'energia elettrica, dov'è il vantaggio? Il vantaggio intanto è che togliamo l'odore e i fumi di scarico dalle strade, quindi magari respiriamo meglio, quindi è un primo passo. Poi potrei dirvi anche che sicuramente una centrale termica è più facile da tenere a punto, quindi da filtrare tutto quanto, rispetto a migliaia di mezzi che circolano per strada, quindi sicuramente sotto quell'aspetto inquiniamo meno. Poi potrete obiettarmi che bisogna strutturare e adeguare la rete, questo è vero, cioè oggi la rete elettrica non sarebbe in grado di supportare un carico eccessivo del genere, e chiaramente abbiamo migliaia di distributori in Italia, nel mondo, sulle autostrade, bisognerebbe partire da lì. Anche perché comunque io non penso che sia giusto togliere completamente il business a chi vive di questo, quindi spostiamo parte del business del petrolio, lo spostiamo anche sull'elettricità, e quindi vediamo di dare la possibilità a chi gestisce un'area di servizio, un distributore, di poter continuare a guadagnare per vivere. Però per quanto riguarda il camion io non vedo grossissime difficoltà. Certo, dobbiamo andare a legiferare per cambiare le regole, perché le batterie pesano e quindi sicuramente bisogna modificare i pesi. Le batterie per muovere i 5, 6, 700 km giornalieri necessari a un camion sono sicuramente pesanti e ingombranti, e i tempi di ricarica, però Tesla insegna, e anche tutte le case automobilistiche con il sistema di ricarica, le colonnine ioniche che stanno cominciando lentamente a piazzarsi, dimostra che si possono utilizzare delle tempistiche ragionevoli, soprattutto per i camion poi che magari stanno fermi la notte, perché comunque un camion come il mio, che viaggia di giorno e viene fermato la notte, potrebbe tranquillamente ricaricarsi e fare i 500-600 km che vengono fatti tranquillamente in elettrico. Altri vantaggi dal mio punto di vista in elettrico sicuramente sono, per quanto riguarda l'autista, sono gli ingombri. Il motore elettrico è comunque, le batterie le mettiamo in basso, quindi il motore elettrico sicuramente occupa meno spazio del grossissimo motore termico che abbiamo sotto il sedere, per cui si libererebbe spazio per avere una cabina più confortevole e
questo caso vorrei dire che farò poi un video in cui dirò cosa penso e come vorrei che diventassero le cabine dei camion, viste dalla parte di chi li usa e non sempre solo dagli ingegneri che si preoccupano dei costi o comunque delle direttive a cui vengono date dall'alto. E un'altra cosa da non sottovalutare sono le vibrazioni, perché un motore elettrico, per quanto oggi vengono, un motore termico, scusate, per quanto viene smorzato in tutti i modi, comunque ha delle micro vibrazioni che vengono trasferite al nostro corpo, anche se abbiamo dei sedili, come ho fatto vedere in un video, molto validi. Noi passiamo moltissime ore al volante, quindi tutte queste vibrazioni, micro vibrazioni, vanno a influire sulla nostra colonna vertebrale, quindi anche questa è una cosa non trascurabile. Per come la vedo io, un camion elettrico potrebbe cominciare ad avere una sua valenza. Tesla ne ha presentato uno in America, lo sta cominciando a testare. Mi piacerebbe vedere qualcosa anche qua, mi piacerebbe capire se si può spostare qualche cosa in questa direzione. Poi ripeto, non voglio fare disquisizioni sull'inquinamento, l'ambiente, tanto tutti dicono la propria, la batteria inquina, produrre l'energia inquina, produrre un mezzo inquina di più che produrre, non lo so, cioè lì ci devono essere degli studi e tutto quanto. Io sono stato in Turchia, dove i mezzi non sono come i nostri, ci sono mezzi comunque più vecchi, cioè ragazzi, si respirava un'aria di merda. Nelle autostrade, nelle strade, io con la moto respiravo un'aria di merda, io quell'aria lì vorrei che non ci fosse. Non lo so, io sono curioso di provare un'auto elettrica, sono curioso di vedere se è possibile cambiare questa cosa qui. Le nostre città hanno bisogno di aria respirabile. Non so in quanti la pensano come me, molti pensano che l'elettrico sia una stupidata, probabilmente impostato come adesso vorrei fosse approfondito molto di più l'idrogeno e le celle a combustibile che producono l'elettricità a bordo del mezzo, questa sarebbe molto interessante, però pare che anche produrre l'idrogeno sia molto costoso a livello energetico, per cui bisogna vedere dove è il vantaggio. Io ribadisco che il vantaggio è nel gas di scarico, cioè un motore, una cella a combustibile produce solo ed esclusivamente dallo scarico acqua distillata, quindi viene lasciata sulla strada soltanto l'acqua distillata, e direi che comunque è tanta roba. Non dobbiamo essere contrari ad alcune nuove tecnologie, ai cambiamenti. Il motore termico è bello che ci sia, è bellissimo guidare un motore a benzina, è bellissimo guidare, ma proviamo cose nuove. Non so, ditemi cosa ne pensate nei commenti, mi piacerebbe sapere se sono l'unico che la pensa così o sentire altre opinioni, avere altri feedback da voi. Spero che il video vi sia piaciuto, è stata una cosa molto veloce e rapida, decisa così in fretta. Iscrivetevi al canale e mettete un like. Ciao, grazie.